Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale per la seconda volta quest'oggi. In questo video tutorial successivo a come installare un VST su FL Studio 12 andiamo ad affrontare un VST molto particolare che è la M-Kick Lab XL prodotto dalla Angular Momentum. Allora, questo VST che cosa ci permette di fare? Ci permette di creare il nostro kick personalizzato se non ci piacciono quelli presenti nelle librerie di Fruity Loop Studio, se non ci piacciono quelli presenti nelle librerie a pagamento. In teoria quelle a pagamento, se non vi piacciono, perché le avete comprate? No, comunque, a parte i scherzi, ci troviamo davanti questa bellezza di programmino che comunque, nelle sue tante mille voci che a impatto grafico potrebbero spaventare, è abbastanza semplice. Allora, che cosa c'è da dire? Questo programma fondamentalmente è composto da questi 8 riquadrini più un nono dove possiamo scegliere cliccando i preset già preimpostati e girare i vari kick che sono già presenti e sentire se ne troviamo uno che ci aggrada o uno da cui partire per poterne creare uno personalizzato. Allora, oltre a questa piccola voce, che cliccando poi su disk ci permette di salvare la preset che abbiamo creato, caricare una preset salvata in precedenza e salvare un banco intero di preset, possiamo scrivere tipo 10 kick, salviamo il banco, ogni volta che ricarichiamo poi da load preset bank ci ritroviamo i nostri bellissimi 10 kick. Ok, poi abbiamo queste voci. Che sono le 8 voci principali del Kick Lab XL. Una voce main dove possiamo gestire il volume e vedete ogni volta che lasciate lui vi fa sentire l'anteprima del suono. Volume, pitch che è correlato al volume nel main che è importantissimo nel kick. Guardate che succede se abbasso il pitch. Non si sente quasi più niente, quindi pitch a metà. Poi abbiamo i vari filtri shaping del pitch, shape dell'amplificatore, del filtro, della distorsione, del saturatore e l'envelope. Ovvero envelope, questo è molto importante, sentite se l'abbasso. Vedete? Quindi dà un bel corpo al kick l'envelope. Poi abbiamo il puncher, ovvero il Pungible, no scherzo ragazzi, il tirapugni, non lo so come tradurlo, cioè lascerei puncher, perché comunque questo definisce sotto due voci, impact e punch, l'impatto e il pugno del kick, ovvero quanto questo sia, se, cioè niente rende meglio come sentirlo, lo rende punchy, sempre più alto, cioè gioca sempre comunque su pitch, e poi l'impatto del kick. L'impatto di cassa di sottofondo. Praticamente impact e punch vanno a definire a livello fisico, se vogliamo vederla in termini un po' più scientifici, come il magnete fa vibrare la membrana del woofer del vostro studio monitor o della vostra cassa, detta in termini così. Evviva ingegneria. Allora, amplificatore, abbiamo amplificatore dove andiamo a gestire il click, che qui praticamente è seminascosto. Comunque il click è la parte, come dice, come il click del mouse, è presente nel kick perché tutto parte dalla modulazione di un click nella creazione di un suono uguale al kick. Abbiamo l'attacco del click, ovvero più allungheremo il nostro attacco, più aumentate il tempo d'attacco, più aumenta il tempo d'attesa, quindi più ritardate l'attacco del suono, quindi l'intervallo in millisecondi dall'inizio del kick diventa sempre più alto, il suono comincia più in ritardo. Una sorta di delay organizzato, ma non come ritorno, ma delay secco del suono. Decay gestisce, vabbè, stessa cosa che nel riverbero. In questo caso conta ben poco. Poi abbiamo filtro, cutoff, ovvero taglio della frequenza, risonanza e un filtro passalto, che ovviamente aprendo e chiudendo, se aprite questo, poi abbassate il cutoff. E non varia più niente, invece chiudete questo e via, e basta. Poi risonanza, qui avete ovviamente funzione generale per il kick, distorsione, il drive dà tanta potenza al kick, ragazzi, c'è poco da fare. In questo caso non affligge, perché ragazzi?
perché lo shape della distorsione è bassissimo. Con quel drive, se aumentate lo shape della distorsione, si fa sentire. Tensione, tensione è praticamente, è come se voi, sentiamo un attimo. Sentite che diventa sempre più largo il suono e più mettete in tensione, più il suono diventa secco e preciso. Questo perché se voi tirate un pezzo di plastica e ci tirate una bella schicchera sopra, sentite come un bel rumore, perché più il pezzo di plastica sta in tensione, più belle onde va a sviluppare. Ovviamente, come tutte le cose, se pensiamo un attimo fisicamente al suono, che succede? Che sia una membrana più larga, servirà più potenza a farla vibrare, e questa vibrerà in una frequenza d'onda sinusoidale molto più lenta. Infatti avrete frequenze intorno ai 50-60 Hz, ovvero un sessantesimo di intervallo, e quindi è un basso. Se voi avete 6.000 ripetizioni dello stesso suono, un similesimo in Hz, cioè avete un tweeter, che è un coso da tre quarti piccolissimo, che vibrando velocemente invece riesce a trasmettere i suoni alti. Quando avete delle casse che hanno varie sezioni, mid-range, range, woofer, tweeter, cioè avete una cassa fatta bene con i controcoglioni che suonano su tutti i suoni. Questo comunque, ragazzi, è il software in generale. Adesso vi faccio, vi carico una mia preset mio, le carica, sì, le salva come documento di testo, come dei valori. Eccola qua, salvata bella bellina, e sentiamo. Quindi, ragazzi, il VST tutto sommato non suona niente male. Fatene l'uso che volete. Io consiglio comunque, diciamo, la massima libertà in queste cose. Ovviamente questi kick poi vanno lavorati all'interno del mixer, vanno equalizzati, vanno sistemati, volumi messi in mono, dopodiché vanno masterizzati, compressore, ma è limitatore, cioè il compressore va già bene. E niente, poi ve li masterizzate, ve li renderizzate e ve li usate dentro le vostre tracce. Il consiglio mio è questo: di non salvarli come bank all'interno del VST. Ve li renderizzate, ve li ricaricate in WAV 16 bit 44.100 Hz, che è la miglior, diciamo, non è, cioè non è la miglior qualità, ma è la miglior combinazione come formato di salvataggio di qualsiasi suono. Ragazzi, per questo video è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in su. Se questo video non vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in giù. Ma se non vi è piaciuto, ma che l'avete guardato a fare? C'è questa domanda. No, scherzo, ragazzi, dai. Ci vediamo nel prossimo video tutorial di FL Studio 12. Parliamo sempre di kick. Bella a tutti, ragazzi.